Buonasera, a nome di Manager Italia Lombardia, benvenuti al webinar di questa serata che cade in una giornata, direi, molto, molto particolare. Quando abbiamo pensato e strutturato tutto il programma della primavera, mai avremmo pensato di dover effettuare un webinar in questa serata. Beh, è capitato, quindi io passerei subito la parola a Claudia Corti, che ci parlerà questa sera di Tiepolo e della sua fantasia, sperando che attraverso le parole di Claudia e attraverso l'opera del pittore si possa un po' stemperare l'ansia di una giornata come questa. Prego, Claudia. Grazie Massimo, buonasera a tutti. Vedo anche già tantissime persone collegate, quindi buonasera ai presenti in questo momento e a chi poi si collegherà in altri momenti o vedrà questo video in momenti o in giorni successivi. Sì, è vero, è una giornata molto particolare, mai avremmo potuto pensare o prevedere un qualcosa del genere. E quindi sembra quasi un po' uno scherzo del destino, ma stasera io vi dovrei parlare di un qualcosa di altamente ironico. E allora prendiamola così, prendiamola come una pausa, quest'oretta che ci vedrà insieme a parlare di questo grande artista veneto, una pausa da tutto quello che è di poco bello, da tutto quello che invece di molto triste, purtroppo e drammaticamente circonda ognuno di noi, nel nostro paese in questo periodo. E stasera si parla di Giambattista Tiepolo, si parla di uno dei più grandi artisti italiani, l'ultimo forse grande artista italiano prima che poi cambi il mondo, prima che cambi un sistema anche di fare arte, che cambi il rapporto tra committenti e artisti stessi. L'ultimo grande artista che chiude quella sequenza di nomi importantissimi, altisonanti, che da Giotto in poi aveva portato l'Italia sul tetto del mondo dal punto di vista artistico. Forse l'artista meno noto probabilmente rispetto a Giotto, rispetto a un Caravaggio, rispetto a Bernini, ad esempio, in ambito scultoreo. Questo perché, proprio perché essendo l'ultimo, è quello che comunque verrà poi ricollegato sempre drammaticamente alla fine di un'epoca. E quindi si tende sempre, anche per questo, forse a vedere chi c'è stato prima, a parlare di chi c'è stato prima. Ed è il motivo per cui, insomma, stasera vorremmo proprio approfondire la sua figura. Un artista particolarissimo, Giambattista Tiepolo, ironico, autoironico, con una capacità anche di osservare il mondo tutta sua, un'angolazione abbastanza singolare, abbastanza particolare. Giambattista Tiepolo, artista che forse si ricorda davvero un po' meno degli altri, non per demerito, non per questioni stilistiche o per scelta magari di soggetti, ma semplicemente perché tutti gli artisti prima di lui avevano cercato per secoli e secoli di raccontarci la realtà. Lui invece si trova a vivere in una Venezia che sta per vedere la fine della sua millenaria indipendenza e forse avvertendo anche questo clima così destabilizzante, decide invece di puntare tutto sulla fantasia. Quindi mentre gli altri cercavano di raccontarci la realtà, lui ci racconterà una bellissima illusione. Non a caso il titolo di questa presentazione di stasera è proprio Il Gran Teatro del Mondo, come se appunto Tiepolo si fosse collocato, si fosse posto in questo sistema artistico raccontandoci una visione teatrale, insomma, come se noi fossimo tutti spettatori davanti o al di sotto di queste sue opere svolazzanti, ma coloratissime e molto particolari. Quindi direi che possiamo cominciare proprio dal titolo e proprio da questo. Per conoscere Tiepolo, beh, intanto va detto difficilissimo avere mostre su di lui perché le più grandi opere, le più grandi realizzazioni di quest'artista sono riscontrabili, si possono vedere dentro grandi ville, dentro grandissimi palazzi, ma non solo a Venezia, in realtà un po' ovunque, persino a Milano ci sono svariate testimonianze di questo signore, quindi un passaggio importante anche nella nostra città. E diciamo che per capire meglio Tiepolo ci sarebbe un requisito fondamentale, passatemi la battutaccia, ma è necessario non soffrire di cervicale, perché Tiepolo va guardato da sotto in su, va guardato con il naso per aria, va guardato scrutando un soffitto, al punto tale che alcuni di questi palazzi ormai divenuti musei si sono attrezzati sistemando dei comodissimi divanetti nelle parti centrali sotto questi soffitti, in maniera tale che lo spettatore si possa sdraiare e contemplare questo mondo coloratissimo verso l'alto. Non siamo i primi ad accorgerci naturalmente di questo.
Se ne sono accorti quasi tutti, gli autori, quasi tutti gli scrittori, quasi tutti i viaggiatori che hanno partecipato al cosiddetto Grand Tour prima o sono venuti a fare i turisti in Italia, seguendo delle tappe ben precise, rigorosissime, tra cui appunto anche tappe veneziane o legate in ogni caso alla storia di Tiepolo. E uno in particolare di questi autori, Burckhardt, ci ricorda che egli, riferendosi ovviamente a Tiepolo, è forse l'artista che più accentua la visuale di sotto in su. Così che le piante dei piedi e le narici finiscono per essere le parti più caratteristiche delle sue figure. È la verità, quindi bisogna guardare questo mondo come se davvero fosse una grandissima illusione prospettica. Quindi noi piccolini, da sotto dobbiamo semplicemente accontentarci di ammirare questo mondo che è fatto di fantasia. È un mondo fatto di illusione, è un mondo fatto di scenografie teatrali o di quinte teatrali, dove quella che sembra una colonna vera o un pilastro vero o una finestra vera, poi invece ci si accorge essere dipinte. Quindi è un po' questo il regno e il mondo di Tiepolo. Tiepolo che trascorre la sua vita e la sua carriera interamente nel corso del XVIII secolo, del 1700, e a Venezia, veneziano di nascita, veneziano di origine, veneziano di tradizione anche familiare. Ed è lui che appunto ha un po' il compito di traghettarci verso un mondo nuovo, di fare pittura e di fare arte. Con lui si chiude una stagione splendida, si chiude la stagione di tutto quello che è il colore, la voglia anche di divertimento veneziana. Non dimentichiamo il carnevale, insomma, visto che ci siamo in mezzo, quindi un momento sicuramente importante poi a livello anche di celebrazioni, di voglia di divertirsi. Ma in lui c'è proprio anche in questa voglia di cercare questo aspetto teatrale, di dare sfogo a questa fantasia. C'è proprio questa sensazione forte che le cose stiano davvero per cambiare. Venezia, la Venezia di Tiepolo, è una Venezia che sta ancora in qualche modo vivendo di rendita, vive sui grandi splendori del passato. Ci sono ancora le grandissime famiglie nobiliari, ci sono ancora conti, marchesi che acquistano il titolo addirittura per accrescere la propria nobiltà. Quindi si vive ancora seguendo un determinato schema, seguendo una sorta di copione ormai consolidato nel corso dei secoli. Però ci si accorge che forse questo è un guscio vuoto, ormai è solo apparenza, perché di lì a poco Venezia appunto perderà la sua millenaria indipendenza e quindi sarà un momento traumatico per la nobiltà, per l'aristocrazia veneta e di conseguenza per tutti quegli autori, tutte quelle figure legate proprio al mondo di questa aristocrazia, di un certo tipo anche di committenza. Chi è Giambattista Tiepolo? È un gran bel personaggio, Giambattista Tiepolo. Lui era nato nel 1696, quindi proprio sullo scorcio del secolo, sulla fine del 1600. Era nato a Venezia, nel popoloso e popolare quartiere di Sestiere, anzi di Castello, e era figlio di Domenico Tiepolo, che non era un artista, quindi non ha familiari illustri dal punto di vista dell'arte. Lui sarà il primo a diventare un autore, a diventare un pittore, un artista in generale. E Domenico Tiepolo, il padre, era un piccolo armatore. Tiepolo di fatto neanche lo conosce perché quest'uomo morirà quando il figlio ha soltanto 1 anno, per cui insomma, non aveva sicuramente neanche i ricordi del padre. Un uomo che però lascia una famiglia in una situazione di sostanziale benessere, quindi parliamo non ovviamente di uno stile di vita elevatissimo, però parliamo di un modo insomma, anche di vivere più che dignitoso, quindi c'è spazio, c'è possibilità per far studiare figli, c'è possibilità per mandare a bottega appunto il nostro Giambattista quando arriverà all'età di imparare un mestiere, insomma, di costruire un po' il suo futuro. La mamma, un gran bel tipo, un gran bel personaggio, si chiamava Orsetta Marangon. Tosta la signora Marangon, tantissima, tantissimo, fa filare dritti tutti quanti i suoi figli. E pensate, quando il nostro Giambattista, pittore a tutti gli effetti, con già una carriera avviata, con già delle richieste, già delle committenze, all'età di 24 anni troverà una fidanzata, beh, insomma, il nostro pittore, il nostro famosissimo artista, preferirà sposarsi in gran segreto per paura che la madre si opponga a questo tipo di matrimonio. Quindi, questa era la signora Marangon e questi sono i rapporti familiari. Perché temeva tutto questo? Beh, lui era diventato pittore sgomitando, letteralmente, era entrato a bottega, aveva imparato il mestiere da ragazzino, a 9-10 anni come si usava all'epoca, e poi pian piano era diventato indipendente. All'età di 24 anni conosce una signorina che evidentemente gli entra nel cuore subito, a prima vista. Possiamo anche vederla, questa signorina. Prossima immagine.
che la rende protagonista di tantissime delle sue opere. Sarà una delle sue grandi abitudini quella di portare se stesso, la moglie, i familiari, i figli, addirittura all'interno di tantissime delle sue rappresentazioni. Questa signora, signorina, quando il nostro Giambattista ha 24 anni, quindi siamo nel 1719, gli si presenta davanti, si conoscono forse in maniera casuale o forse no, per un motivo molto semplice. Lei si chiamava Cecilia Guardi ed era la sorella di Francesco Guardi, un pittore famosissimo nella Venezia del Tiepolo, uno degli autori più noti legati al mondo dei paesaggi prevalentemente. Guardi solitamente è ricordato sempre insieme a Canaletto, insieme a Bernardo Bellotto, quindi a quella tipologia di pittore di paesaggio un po' distante dal punto di vista anche della scelta dei soggetti rispetto a quella che sarà la carriera del nostro Tiepolo. Si conoscono e nasce questo grandissimo amore e Tiepolo decide di sposare Cecilia Guardi, ma preferisce tenerlo nascosto alla famiglia per un motivo molto semplice. Cecilia Guardi aveva perso il padre da pochissimo tempo e a differenza di quanto era successo in casa Tiepolo quando il nostro artista era ancora un bambino, neanche un anno, so, poco meno di un anno, il padre di Cecilia Guardi, la famiglia, morendo purtroppo in maniera rapidissima, tempestiva, la lascia in difficoltà economica. E allora Tiepolo temeva che la madre, Orsetta Marangon, si potesse opporre a questa decisione, a questa scelta, per una questione di etichetta, probabilmente, perché forse avrebbe giudicato non adatto, questo matrimonio, perché avrebbe potuto, insomma, fare opposizione per le condizioni finanziarie e economiche della famiglia Guardi, non all'altezza, evidentemente, della famiglia Tiepolo. E così, zitto, zitto, in silenzio, si sposa la sua Cecilia Guardi. Sarà un matrimonio felicissimo, tutta quanta la loro vita la passeranno insieme e metteranno al mondo, pensate, la bellezza di 9 figli. Due dei quali, Lorenzo e soprattutto Gian Domenico, affiancheranno poi il padre anche dal punto di vista artistico, quindi diventeranno a loro volta dei bravissimi e famosissimi pittori, soprattutto Gian Domenico. Quindi con il nostro Gian Battista Tiepolo e Cecilia Guardi nasce una sorta di dinastia, insomma, in piena regola e in tutto e per tutto. Protagonista, appunto, molto spesso delle opere del nostro Tiepolo, il quale all'inizio della sua carriera, fino al 1720-1721, è solito dipingere in una maniera ancora un po' lontana rispetto a quella che invece lo renderà famoso. Cosa vuol dire? Vuol dire che Tiepolo è noto a tutti per essere il pittore di questi grandi soffitti, delle gallerie, magari di grandissimi palazzi. Viene considerato un po' da tutti l'erede naturale, l'erede più diretto, l'erede migliore di artisti come Paolo Cagliari, detto il Veronese, un artista del Rinascimento veneto, quello che aveva affrescato, quello che aveva decorato le ville dell'entroterra, per esempio, Veneto, ville palladiane e non solo. E viene considerato un po' appunto il suo erede proprio perché chiamato a lavorare per una committenza privata, per grandi famiglie aristocratiche, era quello che dava via libera alla fantasia usando dei colori particolarmente chiari. Quindi il colore di Tiepolo è il celeste, per intenderci, forse il colore più utilizzato, più largamente utilizzato nel corso di tutta quanta la sua carriera. E poi dei gialli molto forti, molto intensi. Quindi la pittura di Tiepolo sarà sempre famosa per essere particolarmente ariosa, particolarmente colorata, molto leggera. È un tipo di colore che rispecchia anche questa volontà di leggerezza tipica della società in cui lui si trova a vivere e operare. Ma sarà così solo dal 1721-22 in avanti, perché fino a quel momento, fino al 1720, siamo a tutti gli effetti ancora in una sorta di gavetta e lui dipinge in una maniera ancora un pochino più arcaica, che poi accantonerà, che poi dipinge, che poi metterà in un angolino, come in questo caso con Il Ratto di Europa, dove la protagonista appunto diventa la futura moglie, ma diventa Cecilia Guardi, e dove di Tiepolo o alla maniera di Tiepolo si intravede solo questo paesaggio un pochino più luminoso e un pochino più aperto, un pochino più arioso, perché poi per il resto questo è un tipo di pittura ancora decisamente scuro. Un po' più vicino a quello che poi diventerà invece il Tiepolo noto e famoso è la prossima opera, quella che vediamo subito dopo. Eccola, qui sì, qui ci si avvicina anche nella scelta del soggetto. Vedete come sono cambiati i colori tantissimo. Sono passati veramente pochissimi anni, è tutto ancora abbastanza vicino, tutto ravvicinato tra sé. E qui si comincia ad entrare un po' di più nel mondo del Tiepolo, non solo dal punto di vista del colore, ma anche della scelta dei soggetti. Tiepolo, infatti, è noto per essere il pittore rococò, per definizione, quindi è quello che caratterizza l'arte del Settecento.
Novecento, intesa come un'arte che sceglie la leggerezza, quindi sceglie di raccontare la leggerezza. Questo vuol dire che nel Settecento si sceglierà di accantonare il più possibile soggetti religiosi, a meno che questi riguardino l'Antico Testamento, e allora magari vengano raccontate storie di profeti, come farà lo stesso Tiepolo, raccontate con un valore quasi esemplare, quindi per insegnare un valore morale, per dare un'indicazione moraleggiante. Altrimenti si sceglie la pittura mitologica, quindi tutto quello che può essere trasfigurato, usato a vantaggio, il più delle volte del committente stesso, proprio con il pretesto, insomma, con lo scopo di celebrare, magnificare, rendere gloria al committente stesso, attraverso magari una similitudine, un parallelismo con una figura del passato. Tiepolo sarà il maestro di tutto questo, quindi i suoi soggetti saranno prevalentemente di natura mitologica oppure, come in questo caso, di natura storica. Questa è ancora una tela, è un'opera che si può trasportare. Quindi, vi dicevo all'inizio, sono poche le opere su tela di Tiepolo. Lui ha lavorato prevalentemente per tutta la sua lunghissima carriera nel mondo degli affreschi, quindi ha lavorato direttamente in palazzi, ha lavorato in tantissime ville, ha lavorato anche in alcune regge a livello europeo, in Germania, poi al Palazzo Reale di Madrid. E quindi non ha avuto molto tempo per realizzare il tipo di quadro classico standard. Alcuni però ce ne sono e concentrati in questa fase iniziale della sua carriera. Questo in maniera particolare lo trovate a Montreal, addirittura, quindi un po' lontano da noi, insomma, ci vuole un bel po' per andarlo a vedere, almeno in questo momento. Cosa rappresenta quest'opera? Beh, è autobiografia allo stato puro, ma a livello puro. Rappresenta un episodio storico, insomma, un episodio di cui si racconta a livello quasi di romanzo e letteratura, è la storia di Alessandro Magno e Campaspe. Questi due si trovano nello studio di Apelle, che è noto per essere uno dei pittori più famosi, ma più noti dell'antichità. Chi sono? Beh, Alessandro Magno lo sappiamo tutti, insomma, chi sia re, condottiero, uomo, insomma, legato anche alle alte sfere militari. Campaspe invece era una sorta di cortigiana, quindi era una figura che aveva letteralmente fatto perdere la testa per la sua bellezza proprio ad Alessandro Magno. Alessandro Magno l'accompagna nello studio di Apelle con la richiesta al pittore di realizzare un ritratto della bellissima Campaspe per fermarne in un certo senso, per catturarne la bellezza per l'eternità. Apelle comincia a realizzare l'opera con l'ingrandimento che avete sulla destra, ma c'è un piccolo problema: si innamora anche lui perde la testa per la bellissima Campaspe, ed è un problema concreto perché lei in quel momento era la compagna, diciamo così, di Alessandro Magno. Eppure Apelle, da bravo professionista, porta a termine il suo lavoro, quindi arriva con una fatica incredibile alla fine del ritratto, e quando poi arriverà il momento di mostrare il ritratto al committente, quindi ad Alessandro Magno, Alessandro si accorge che ciò che ha dettato la realizzazione di questo ritratto altro non può essere se non un purissimo sentimento d'amore. E così decide di fare un passo indietro, di ritirarsi in buon ordine e di lasciare, in un certo senso, anche se è brutto da dirsi, Campaspe al rivale che poi insomma continuava a stimare dal punto di vista professionale, il pittore Apelle. È un'opera autobiografica in un certo senso, perché beh, non avevano avuto il nostro Giambattista Tiepolo e Cecilia Guardi sicuramente i problemi riscontrati in questo caso da Apelle o da Campaspe, però è anche vero che tanto Tiepolo quanto la Cecilia Guardi entrano in questo dipinto da protagonisti. Il ritratto, infatti, che vedete realizzato da Apelle nell'ingrandimento sulla destra mostra ancora una volta il volto, e quindi ci dice che lei è stata la modella di Cecilia Guardi, mentre Apelle che sta dipingendo, che qui si volta indietro con quel buffo cappellino rosso a guardare la modella vera, reale, in carne ed ossa per riportarla poi sulla tela, è proprio un autoritratto del nostro Tiepolo, il quale per tutta quanta la sua carriera, un po' con mania di protagonismo, come spesso accadeva, sceglierà di farsi di ritrarsi, quindi si infilerà sempre in qualche angolino, farà capolino da una parte, spunterà con la testa dall'altra. Quindi insomma, lo ritroveremo. Questo è solo un po' l'inizio, ma è solo una delle primissime rappresentazioni. Ecco, questa è la sua gavetta, quindi pochissima pittura religiosa, legata soprattutto nella fase veramente degli esordi, quando ancora magari è legato alle botteghe venete, veneziane, e pochissima pittura
quella religiosa e in alcune chiese, prevalentemente veneziane, e poi questo tipo di tela. Ma la sua fama all'improvviso decolla, cresce, esplode all'improvviso, la notorietà soprattutto lo raggiunge quando viene contattato da una famiglia, è la famiglia Baglioni, che gli affida, lui, ancora giovane, ancora inesperto, quello che per l'epoca risulta essere la richiesta più grande, quindi il tipo di lavoro più grande e più importante, quello che davvero rappresenterà per lui la svolta. E arriva il Tiepolo che conosciamo tutti. Prossima immagine. Eccola. Siamo a Massanzago, quindi siamo tra Venezia e Padova. E quella che vedete sullo sfondo, bellissima, è Villa Baglioni. La famiglia Baglioni era una famiglia dalla nobiltà recentissima. Avevano pagato una cifra veramente consistente e notevole per acquistare un titolo nobiliare, perché all'epoca si poteva fare anche questo. Quindi, in un'epoca di crisi economica, si poteva, ma tranquillamente, per una famiglia di origine borghese, insomma, una famiglia che aveva, la disponibilità economica, c'era la possibilità di acquistare un titolo nobiliare. I Baglioni diventano nobili, non so dirvi se conti marchesi o qualcosa del genere, con titolo decisamente importante. Tanto è pagato a carissimo prezzo, e allora se c'è un titolo è giusto avere anche una residenza degna di tale nobiltà, degna di tale titolo. E allora si fa costruire questa bellissima villa con un parco straordinario attorno, e per decorarla all'interno, beh, bisognerà non badare a spese, bisognerà sicuramente rivolgersi a ciò che in quel momento offre di meglio la piazza veneta, quello che di meglio si può trovare a livello di qualità artistica in giro. Ed è così che Baglioni chiama il nostro Giambattista Tiepolo, che per la prima volta quindi si misura con un'impresa per lui colossale, con un'impresa veramente titanica, che è quella di decorare completamente le gallerie, i corridoi, lo scalone, tutte le parti, diciamo così, comuni, compreso il salone delle feste. E guardate che cosa realizza. Prossima immagine. Eccolo. Quando vi dicevo prima che il celeste è il colore del Tiepolo, insomma, questi colori belli, questi colori che servono anche a portare luminosità. Non a caso Tiepolo viene definito, come accennavo anche prima, l'erede naturale a tutti gli effetti di Paolo Veronese, quindi l'autore che già nel Cinquecento, nella seconda metà del Cinquecento, aveva decorato con uno stile chiaramente un po' più misurato, un pochino meno fantasioso, un pochino meno svolazzante, le grandi ville venete dell'entroterra, prevalentemente di quell'epoca, insomma, all'interno di Padova, Vicenza, eccetera. Perché? Questo tipo di pittura è perché l'erede del Veronese, perché quando si lavora all'interno di un palazzo privato, che lo si faccia nel 500, nel 600, nel 700, bisogna inevitabilmente scegliere dei colori che siano particolarmente chiari, dei colori che contribuiscano ad aumentare la luminosità che arriva dall'esterno. Non dimentichiamo che in quelle ville non esisteva, per ovvi motivi, un'illuminazione artificiale, quindi la luce che entrava, entrava dalle aperture, quindi dalle finestre verso l'esterno, oppure attraverso un gioco di candele o di torce. Ma sicuramente se Tiepolo o Veronese prima avessero dipinto con dei colori molto scuri, come si poteva vedere all'interno di una chiesa o altro, beh, sarebbe stato il buio assoluto, nessuno avrebbe potuto apprezzare tutto questo. E poi non dimentichiamo, siamo in un contesto privato, non siamo a contatto con una committenza religiosa, e quindi c'è sicuramente anche una componente di gioia, una componente di divertimento totalmente estranea magari ad altri tipi di lavori e di committenza. Ed ecco perché Veronese prima e Tiepolo poi scelgono questi colori particolarmente tenui, questi colori particolarmente luminosi. Nel caso di Villa Baglioni, Tiepolo fa la conoscenza qui per la prima volta, quindi trova un collaboratore che poi lo accompagnerà di fatto per tutta quanta la vita. Questo signore si chiamava Gerolamo Mengozzi Colonna e di professione faceva sì il pittore, ma aveva una specialità, una specializzazione. Lui era il quadraturista. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si realizza un impianto come questo, quindi metri quadrati e metri quadrati di pittura, lo scopo non è solo quello di rendere più luminoso, gradevole un ambiente o raccontare una storia. Lo scopo, il più delle volte, è anche quello di creare in maniera illusoria o fittizia la dilatazione dello spazio. E allora bisogna conoscerla bene, la prospettiva, perché ci vuole qualcuno che sia in grado di creare delle finte aperture, delle scalinate altrettanto finte, il trompe-l'œil da una parte,
parte, la finestra finta, una prospettiva particolarmente forte che dia l'illusione del prolungamento, magari di una stanza dove lo spazio a volte è un pochino più ridotto o un pochino più concentrato. Ecco, nell'ambito dei grandi cantieri, come appunto questo dove lavorava il capo, per definizione cioè Tiepolo, ma dove c'era naturalmente una sequenza anche di aiutanti, ruolo fondamentale l'aveva proprio il quadraturista, perché era colui che si occupava di, non di dipingere le figure protagoniste, ma si occupava di dare l'inquadratura architettonica, quindi una figura fondamentale, importantissima. Con Mengozzi Colonna, Tiepolo avrà un rapporto strettissimo per tutto l'arco della sua vita, quindi le più grandi opere, i più grandi lavori anche in palazzi veneziani, Ilabia, come quello che vedremo più avanti, o la Villa Pisaniastra, questi sicuramente saranno poi condotti in tandem, insomma, con il Mengozzi Colonna. Cosa si sceglie di rappresentare su queste pareti, sulla volta soprattutto e poi sulle pareti laterali? Si sceglie di rappresentare l'aurora. Nel riquadro in alto è presente l'aurora, quindi è il giorno che nasce, è la nascita del sole, è la nascita di una nuova vita, la nascita di un qualcosa di buono, di promettente, pieno di speranze. Perché questa scelta sull'aurora? Perché parliamo di una famiglia che era appena diventata nobile e quindi si affacciava in un certo senso a un periodo nuovo, si affacciava ad una vita nuova, esattamente come accade con l'alba ogni mattina. E quindi diventa simbolico in questo caso non tanto celebrare la gloria della famiglia Baglioni perché un passato non ce l'aveva da celebrare, ma si può tranquillamente celebrare quello che si immagina sarà il futuro e quindi inaugurare, diciamo così, una storia che ci si aspettava promettente, insomma, si immaginava promettente. Insieme all'Aurora, però, noi sappiamo che l'Aurora nella mitologia è sempre un carro con il sole che sale all'improvviso nello spazio di pochissimi secondi, guidato da Apollo il più delle volte verso il cielo. E allora ecco che il nostro Tiepolo aveva scelto anche un episodio collaterale, che è quello che vediamo nell'immagine sulla destra, nel riquadro sulla destra, sulla parete laterale. Tiepolo aveva scelto di inserire in questa villa il mito di Fetonte. Chi era Fetonte? Beh, Fetonte per la mitologia era uno dei milioni di figli illegittimi di Apollo, che naturalmente ogni divinità aveva una quantità impressionante di figli illegittimi in giro per il mondo, in giro per la terra. E Fetonte, uno dei figli di Apollo, si era messo in testa di voler provare quello che provava suo padre ogni mattina quando guidando quel carro lo portava in cielo. E così sale al cospetto del padre e gli chiede la cortesia, gli chiede il favore di poter guidare almeno per una volta il carro del sole. Apollo cede, forse non aveva la coscienza pulitissima nei confronti di questo figlio e quindi gli mette in mano le redini e gli dà due o tre indicazioni su come guidare il carro del sole. Solo che Fetonte nel momento in cui comincia a salire sempre di più ci prende gusto, ma soprattutto si fa prendere un po' troppo dalla superbia. Pensa di essere invincibile, pensa di aver raggiunto l'apice della potenza in assoluto e allora comincia a fare disastri. Comincia a sbandare con il carro, comincia a ritornare troppo velocemente, a lambire troppo velocemente la terra, nascono incendi, sorgono incendi dove lui è passato, insomma si comincia a capire che il problema è veramente grande, che la situazione è sfuggita di mano. Dovrà intervenire Zeus, il quale non troverà altra soluzione se non fulminarlo, cioè lanciargli un fulmine vero e proprio. Fetonte cade, precipita dal carro e cade a testa in giù sulla terra ed è l'immagine che si vede nel riquadro di destra. Cade a testa in giù e cade in un fiume. C'è un uomo seduto su quella balaustra, ci dà le spalle ed è la personificazione del Po. Quindi si dice che il Po e quindi la pianura padana siano nate in quel momento. Tanto è vero che dalla parte opposta di quella bella scalinata, vera, reale, ma non fittizia, ci sono delle figure femminili, addolorate, tristissime. Sono le sorelle di Fetonte che, impotenti dalla terra, vedono il fratello che, fulminato, precipita, cade a testa in giù verso il fiume. E Zeus, per pietà in quel momento, per alleviare anche la loro sofferenza, le trasformerà in pioppi. Quindi ecco nata la pianura padana, come ecco nata la vegetazione anche tipica della pianura padana, quindi il fiume e attorno i pioppi, insomma, fargli compagnia per sempre, ma fargli compagnia per l'eternità. Questo tipo di lavoro trasporta Tiepolo, proietta Tiepolo nel mondo delle committenze importanti, nel mondo dei lavori importanti. A questo punto il curriculum è buono, quindi la gavetta la
la consideriamo finita, ha già affrontato un lavoro degno di nota, un lavoro che è piaciuto veramente a tutti, un lavoro che ha colpito con la scelta di questi colori, con la scelta di queste figure svolazzanti, leggerissime, dell'eleganza stessa di queste figure. E allora si può anche pensare di affidargli un altro tipo di lavoro, dove stavolta entrerà in ballo addirittura un gruppo religioso. Prossima immagine. E ci spostiamo dalla provincia tra Venezia e Padova, ci spostiamo a Udine. A Udine c'è un bellissimo palazzo, esiste ancora oggi, visitabile, ed è il cosiddetto Palazzo dei Patriarchi di Aquileia. Dal punto di vista anche religioso, dell'organizzazione religiosa, Udine era sotto Aquileia, sotto la diocesi di Aquileia, per cui ecco perché si fa riferimento ai Patriarchi di Aquileia. Patriarchi di Aquileia che chiedono a Tiepolo la decorazione di questa galleria strepitosa, di questa galleria veramente stupenda. E un passaggio favoloso, insomma, saranno addirittura tanti artisti nel Settecento, nel corso del Settecento, che passando da Udine andranno proprio a vederla mentre ci sono ancora i ponteggi. Fragonard, per esempio, pittore francese molto noto, si trova a visitare proprio questo palazzo mentre Tiepolo è lì che lavora, quindi non riuscirà a vedere niente, anzi la prenderà anche un po' male, anche un po' scocciato, dirà: ma io insomma ero andato apposta per vedere, ma lui non mi ha fatto vedere nulla. E beh, insomma, ognuno giustamente ha i suoi segreti durante il momento del lavoro. A Udine Tiepolo lavora tra il 1726-27, più o meno il 29, quindi sono 2 anni e mezzo, 3 anni circa di lavoro serrato. Chiaramente quando si affrontava un tipo di lavoro come questo bisognava tralasciare tutto il resto, cioè ci si concentrava solo ed esclusivamente su questo tipo di opera. Porta con sé la famiglia, porta con sé la moglie, porta con sé Cecilia, porta con sé alcuni dei figli e li inserisce ancora una volta anche nell'ambito della decorazione. Perché stavolta gli viene chiesto di decorare queste pareti secondo un programma ben preciso, che non può essere mitologico, anche perché siamo in un contesto di stampo e di natura religiosa. Qui gli viene chiesto di realizzare le storie dei patriarchi della Bibbia e quindi si torna indietro, si va a cercare addirittura nell'Antico Testamento, perché era giusto così, perché comunque il patriarca di Aquileia in quel momento forse voleva creare o far capire al resto del mondo di avere una similitudine con i grandi patriarchi del passato. E così all'interno di questa galleria vengono riportate le storie, ad esempio, di Agar nel deserto, Agar e l'angelo, il sogno di Giacobbe, il giudizio di Salomone, ad esempio, Rachele e gli idoli e così via. E in alcune, in molte anzi, di queste raffigurazioni sarà presente ancora una volta Cecilia, in ambito femminile, nei panni di qualche protagonista femminile, e il piccolo Giandomenico, un biondino, insomma un bambino, dallo sguardo sveglio, dallo sguardo particolarmente acuto e che poi, insomma, di lì a qualche anno sarà l'erede, diventerà l'erede della bottega del padre e diventerà appunto uno dei più grandi artisti, anche lui, insomma, della storia della tradizione veneziana. Questa è una panoramica, diciamo così, ma si può andare avanti, insomma, ancora di una, così vi faccio vedere un paio di raffigurazioni all'interno del Palazzo dei Patriarchi. Prossima immagine. Eccoli. Ah, ecco, vedo adesso che ho fatto un errore madornale. Ho scritto Rebecca nasconde gli idoli, mi scuso, è Rachele che nasconde gli idoli, non Rebecca. È il brutto vizio di non riguardare mai le cose prima di inviarle e di spedirle. Quindi immaginate che non ci sia scritto Rebecca, ma che ci sia scritto Rachele. È la storia appunto di Rachele che nasconde gli idoli. Rachele era una delle mogli di Giacobbe. Giacobbe aveva sposato sia Rachele che la sorella di lei, Lia, e per tanti anni erano stati di fatto sotto il giogo di questo padre di Rachele e di Lia, una persona disonesta, una persona veramente crudele, una persona che tendeva a schiacciare, insomma, chiunque gli si parasse attorno. Labano si chiamava questo signore. A un certo punto decidono di fuggire. Nostro Giacobbe con le due mogli, e nel fuggire Rachele porta via al padre gli idoli pagani, quindi immaginate delle statuette o qualcosa del genere. Quando poi si fermano in un accampamento, chiaramente per una sosta, per riprendere un po' anche di forze, Labano le raggiunge ed è questo il momento che dipinge proprio il nostro Tiepolo su una delle pareti del Palazzo dei Patriarchi. E si vede quest'uomo anziano che arriva al cospetto di Rachele che non si alza e quindi chiede insistentemente dove siano gli idoli e lei dice che non lo
lo sa, che non li ha visti, che non sa di che cosa lui stesse parlando e che cosa lui stia parlando, anche perché si scopre dopo, quando Labano se ne andrà, Rachele si era seduta sopra ad un sacco, quindi sfruttando queste vesti molto ampie, molto voluminose, era letteralmente seduta sopra un sacco all'interno del quale c'erano gli idoli sottratti al padre. Questa cosa degli abiti molto ampi, delle vesti, di un certo modo anche di dipingere determinati personaggi, è tipica di Tiepolo. Tiepolo lavora in una Venezia che è quella ancora dei mercanti di stoffe, che è quella delle grandi famiglie che spesso hanno fatto fortuna proprio commerciando in tessuti particolarmente pregiati, tessuti dai filamenti d'oro, broccati, sete, c'è veramente di tutto. E quindi si ha proprio la nettissima sensazione che nel raccontare lo splendore di una città, di un'epoca, di un sistema anche di vita quotidiana, ci sia una conoscenza diretta di quello che era l'apparato esteriore, abiti compresi, proprio anche di questo periodo, di questa fase storica. E tutti questi personaggi, anche se poi ci raccontano di figure che non erano certo ricche o di figure che non appartenevano a uno strato sociale alto, ma rappresentano tutte questo modo di vivere, questo modo di essere e di apparire inevitabilmente. Nel dipinto di Tiepolo, dove vediamo appunto Rachele seduta sopra questo sacco contenente gli idoli, sulla destra, sotto l'accampamento, c'è questo tendone, anche questo molto voluminoso, un panneggio pieno di pieghe, pieno di luci e di ombre, si intravede proprio una figura femminile che tiene in braccio un bambino. È la sorella Lia, quindi è l'altra moglie di Giacobbe con questo bambino che era nato da poco. È un contesto, insomma, molto, molto rasserenante, comunque non ci sono mai segni o tracce di violenza. Paradossalmente, neppure dall'altra parte, dove c'è il giudizio di Salomone, che è un altro degli episodi citati nel Palazzo dei Patriarchi, l'episodio che chiaramente decorava poi e abbelliva la sala dedicata, destinata ad essere il tribunale, in questo caso dei patriarchi, ecco il perché poi di questa scelta. Eppure anche lì, naturalmente, tutto visto sempre a distanza siderale enorme, sempre dal basso verso l'alto, sempre con questi piedi bene in vista o con le narici, insomma, come si leggeva anche all'inizio, che diventano protagonisti, insomma, questa prospettiva anche molto forte, molto particolare. Anche qui però è il giudizio di Salomone, insomma, sta per uccidere un bambino e poi alla fine quello che si vede è il pappagallino, è l'abito importante, il gioiello, i sandali secondo la moda del momento, il leone, il ragazzino di colore che fa d'appaggio e che si ritrova un po' in tutto. Quindi non c'è mai una volontà fortissima di raccontare la violenza. Quindi è un mondo che deve parlare di altro, è un mondo che deve dare una certa forma di leggerezza, deve comunicare ironia, leggerezza e gusto anche per la vita. Quindi tutto quello che è straordinariamente violento, tranne un paio di eccezioni, verrà comunque rimosso. Questo è tipico della cultura del 1700 e di conseguenza di Tiepolo che la rappresenta. Non solo Udine, ma la sua fama varca i confini regionali a questo punto. Udine era ancora abbastanza vicina a Venezia, ma se ci spostiamo dalla parte completamente opposta, beh, lo troviamo a casa nostra. Eccolo dove lo troviamo, il nostro Tiepolo. Prossima immagine. Lo troviamo nel 1730, quindi a 34 anni ormai, quindi uomo maturo a tutti gli effetti, un carrierone già enorme alle spalle. Lo troviamo a Milano, quindi viene chiamato a lavorare a Milano e rimarrà tra prima e poi, insomma, andando via, ritornando, soggiorni successivi e altro, rimarrà un qualcosa come 12 anni in questa città. A Milano lo troviamo, viene chiamato almeno all'inizio a decorare il soffitto, le gallerie, le volte di Palazzo Archinto. La foto che vedete è in bianco e nero non per cattiveria, ma perché questo soffitto purtroppo l'abbiamo perso. È stato bombardato durante l'ultima guerra e questa foto è stata scattata nel 1940, quindi la qualità forse non è il massimo, sicuramente, però è una delle poche di cui disponiamo. Quindi ci sono ancora delle immagini degli anni 30 e degli anni 40 di questo palazzo. E qui si vede, insomma, questa lampada che era stata appesa al soffitto in maniera tale che potesse dare poi una certa visibilità, ma che potesse far vedere il più possibile di tutto quello che c'era intorno. Di Palazzo Archinto in via Olmetto, quindi stiamo parlando di pienissimo centro, purtroppo non resta assolutamente più nulla. Ma rimane invece, anche se non perfettamente conservati, non bene, rimane l'opera in un altro palazzo milanese. Prossima immagine. Palazzo Dugnani, quindi siamo
all'interno dei giardini di Via Palestro, quindi siamo sul lato Via Manin, siamo vicinissimi a Piazza Cavour. E Palazzo Dugnani, palazzo seicentesco bellissimo, elegantissimo, oggi è proprietà del Comune di Milano, viene usato prevalentemente come spazio espositivo. Nel corso degli anni ha ospitato anche una scuola, quindi c'è stato veramente di tutto all'interno. Nel 1731, quindi di fatto quasi in contemporanea a Palazzo Archinto, Tiepolo realizza una sequenza notevole, veramente importante, di affreschi all'interno dei soffitti e delle gallerie di almeno 5 sale all'interno di Palazzo Dugnani. L'argomento che viene scelto, l'argomento che si sceglie di approfondire, riguarda le storie di Scipione. Questi affreschi sono trattati malissimo, sono stati veramente poco conservati, purtroppo, comunque con scarsa attenzione, sono stati addirittura strappati e oggi collocati su tela e si trovano ancora all'interno di Palazzo Dugnani, però ecco, meriterebbero forse una visibilità maggiore, ma soprattutto meriterebbero un bel sano restauro, insomma, almeno dove si può salvare qualcosa, insomma, se ci sia ancora qualcosa da salvare, sarebbe veramente il momento di farlo. Rimane in Lombardia, Tiepolo, anche se in realtà si sposta di poco rispetto a Milano, poco dopo, nel 1732. Si sposta però in una città che oggi è pienamente lombarda, ma che nel 1700 era ancora nell'orbita della Serenissima e quindi era proiettata, guardava molto più verso Venezia a livello di architettura, a livello di pittura, piuttosto che verso la città di Milano, insomma, anziché guardare Milano. Vediamo dove. Prossima immagine. Siamo a Bergamo e lo vedete anche nell'immagine, la Cappella Colleoni, quindi siamo di fianco alla cattedrale. È uno dei monumenti forse più belli di Bergamo, sia dal punto di vista dell'architettura, ma anche della storia stessa, della decorazione, cioè c'è veramente di tutto all'interno di questo tipo di struttura architettonica. E a Bergamo, all'interno della Cappella Colleoni, viene chiamato a lavorare proprio anche il nostro Giambattista Tiepolo e viene chiamato per una parte sostanziale, importante della cappella, non una parete laterale, un angolino buio, anzi, in mezzo a una moltitudine di artisti molto noti e molto famosi all'epoca, a lui viene affidata la realizzazione delle 4 lunette della cupola. Quindi, entrando all'interno della Cappella Colleoni, nel centro preciso e guardando verso l'alto, si possono scorgere queste 4 lunette. Cosa rappresenta in queste 4 lunette? Lo vediamo nella prossima immagine. Rappresenta le storie del Battista, rappresenta storie di San Giovanni. Vedete una forma anche molto particolare di queste lunette, perché poi intorno c'è un altro tipo di decorazione. Qui giusto un paio, insomma, di scene rappresentative, tanto per darvi un'idea. Qui sceglie, rappresenta, insomma, nell'immagine di sinistra la predica davanti alla popolazione di Giovanni Battista e poi, soprattutto sulla destra, quell'episodio straordinariamente violento, straordinariamente cruento della decapitazione, della decollazione del Battista. È forse la scena più violenta in assoluto mai rappresentata da Tiepolo, perché si vede proprio quest'uomo a cui è stata letteralmente mozzata la testa e il carnefice che la tira su, facendo vedere questo rivolo di sangue abbondante, consistente, che scende verso il basso. È anche vero che scene di questo tipo noi comuni mortali le avremmo viste, così come le vediamo oggi, da metri e metri di distanza. Quindi era un po' difficile forse rimanere scioccati o rimanere impressionati da tutto questo. Però diciamo che è un po' forse l'eccezione, ecco, relativamente a tutto quello che è il mondo di Tiepolo, perché solitamente poi lui non è questo, no? Solitamente lui è quello che ci racconta anche nell'ambito di cose molto cattive, ma la leggerezza, l'ironia, la bellezza della vita, insomma, cerca sempre di raccontarci una forma di eleganza, a prescindere poi dalla qualità del dipinto stesso. Quindi è un'eccezione, ma come spesso accade, conferma la regola. Mentre lavora in Lombardia, anche se appunto Bergamo guardava Venezia, non guardava Milano, ma mentre lavora in Lombardia riceve una proposta particolarissima. Questa proposta noi la conosciamo molto molto bene nel dettaglio, perché esiste una documentazione d'archivio importante. Quindi su Tiepolo noi abbiamo tanta documentazione, ci sono tante lettere, ci sono tanti scritti, ci sono tanti racconti anche fatti da altri artisti che lo conoscevano, da cronisti dell'epoca. Bene o male esisteva nel Settecento la stampa, insomma esisteva anche la
la possibilità di raccontare per iscritto, di mettere per iscritto affermazioni o decisioni o racconti particolari. Ebbene, noi sappiamo che in quel 1736, quindi pochissimi anni dopo questo tipo di realizzazione, quando Tiepolo è ancora, si muove ancora tra il Veneto e la Lombardia, riceve questa proposta. Prossima immagine. Riceve una proposta da un sovrano, è il re di Svezia. Il re di Svezia sente parlare di Tiepolo. Come? Beh, sente parlare di Tiepolo sicuramente attraverso uno dei suoi ambasciatori, quindi Tessin. Ogni sovrano, lo sapete, aveva degli ambasciatori in quasi tutti i paesi. E gli ambasciatori non si occupavano solo di questioni militari o di questioni governative o di questioni politiche. L'ambasciatore spesso era anche quello che, se vedeva un artista importante, poi lo segnalava in patria dicendo: ho trovato questa persona che secondo me farebbe al caso nostro. Valutate voi in patria, insomma, se vi possa interessare o meno, se possa essere utile o meno. Quindi erano figure che tutto sommato erano straordinarie perché mettevano in comunicazione paesi molto lontani tra loro, paesi diversi, anche dal punto di vista culturale. Quindi c'è stato sempre un gran bel passaggio di artisti tra una corte e l'altra, anche nel 4 e nel 500, grazie proprio a queste figure che invece non vengono purtroppo mai menzionate. Nel 1736 questo ambasciatore Tessin scrive alla corte di Svezia, quindi scrive al sovrano, scrive al re di Svezia, il quale evidentemente gli ha chiesto: dimmi chi trovi, insomma, fammi il nome di qualcuno che potrebbe lavorare da noi, potrebbe essere adatto per la decorazione del Palazzo Reale di Stoccolma. E questo signore risponde, scrive: Tiepolo, chiamato Tiepoletto, è fatto apposta per noi. È un seguace di Veronese, pieno di spirito, accomodante come un Taraval. Taraval era un artista francese che lavorava molto in Svezia, con un fuoco inesauribile, un colore splendido ed una rapidità sorprendente. Fa un quadro in meno tempo che ad altri occorre per stemperare i colori. Dettaglio non da poco. Tiepolo era uno che lavorava velocemente e direi che questo, insomma, si vede anche abbastanza, si nota abbastanza se si pensa che in anni molto ravvicinati riesce a realizzare queste gallerie, questi soffitti, cioè sono metri quadrati e metri quadrati, di pittura. Non era così facile, pensando ai ponteggi, pensando anche alle soluzioni lavorative pratiche dell'epoca per arrivare lassù, per le condizioni lavorative, con la testa sempre piegata all'indietro, insomma, ci voleva anche del tempo. Normalmente gli artisti erano molto molto più lenti e erano lenti a volte anche per una questione economica, perché ancora nel Settecento il più delle volte venivano messi sotto contratto dai vari committenti, da famiglie importanti e nel diventare, insomma, stipendiati veniva passato loro vitto e alloggio, quindi era interesse dell'artista prolungare anche il più possibile il rapporto lavorativo con il datore di lavoro, con il committente o con la grande famiglia. E invece l'ambasciatore di Svezia in Italia scrive che Tiepolo è più veloce degli altri, che riesce a fare un quadro nel tempo in cui gli altri ancora sono lì che stemperano i colori. E quindi questo ovviamente depone a favore di Tiepolo, un punto a favore, e viene proposto il suo nome. Il re a questo punto si convince, si fida senza dubbio, non ha motivo per non farlo, del suo ambasciatore, e poi è seguace di Veronese, Tiepolo, quindi era già questa una garanzia, insomma, lo fa notare anche l'ambasciatore. E così si decide di contattarlo direttamente e gli viene fatta una proposta economica per andare a lavorare in Svezia. Piccolo problema, però, io l'ho chiamato storia di un amore mai nato, perché? Perché le trattative si interromperanno per motivi economici, per motivi monetari. Viene offerta una cifra che Tiepolo reputa troppo bassa per la sua qualità. Questo ci dice che ormai quarantenne, perché nel 1736 aveva 40 anni, tondi tondi Tiepolo, ormai aveva raggiunto una fama tale e si poteva permettere anche un qualcosa del genere, si poteva permettere di rilanciare un'offerta, si poteva permettere di dire al sovrano di Svezia: no, grazie, perché per fare un lavoro del genere io guadagno molto di più, la mia tariffa è decisamente più alta. Quindi vuol dire che ormai, insomma, era veramente considerato lui il sovrano della pittura, insomma, era lui la figura più pagata, senza dubbio.
del nord Italia, cioè tra il Veneto e la Lombardia, di quegli anni, e il suo curriculum ovviamente parlava per lui, quindi tutto dava ragione alla scelta del nostro Tiepolo. Viene da dire, meno male che questa storia d'amore non si sia mai concretizzata, perché non solo rimane in Italia, ma nonostante qualche passaggio veneziano a casa, insomma a trovare la famiglia, ritorna a Milano ancora una volta, e guardate che cosa lascia a Milano. Prossima immagine. Palazzo Clerici è un capolavoro in assoluto, è forse una delle opere più belle, non solo a Milano per quanto riguarda il Settecento, ma anche proprio per la qualità, della pittura di Tiepolo stesso. La famiglia Clerici era una famiglia di origine comasca e si era fatta strada nel mondo anche dell'aristocrazia, ma soprattutto nel mondo delle famiglie che contavano dal punto di vista economico, grazie al commercio di seta, alla lavorazione della seta. E quindi parliamo di quel tipo di famiglia tipicamente lombarda. Insomma, sono storie e tradizioni che conosciamo benissimo, anche riferite o riferibili ad altri nomi. E è proprio uno dei clerici nel 1740 che, in occasione di un matrimonio, chiama Tiepolo per riallestire, quindi per risistemare le sale, alcune sale, la sala della musica, la galleria degli arazzi e alcune sale importanti, anche queste di rappresentanza, all'interno del Palazzo Milanese. Quindi siamo in via Clerici, siamo in pienissimo centro, ed ecco che viene fuori questo capolavoro, questo gioiello della pittura settecentesca, della pittura rococò, anche in terra lombarda. Quindi un secolo poco rappresentato, dal punto di vista pittorico, forse, o dal punto di vista degli affreschi nel mondo lombardo, a Palazzo Clerici veramente fa storia, insomma è un esempio da manuale. Che cosa rappresenta? Rappresenta Apollo, rappresenta ancora una volta il mito del sole, quindi pensate sempre all'importanza nel raccontare una famiglia, l'apoteosi, l'ascesa di una famiglia, si sceglie sempre questo riferimento magari al sole, proprio perché la vita, perché comunque è un qualcosa di ciclico, è un qualcosa che non abbandona mai, è un qualcosa che torna sempre ogni mattina. E quindi spesso è il modo migliore poi per celebrare il ruolo anche di una famiglia all'interno della società stessa, della società milanese in questo caso. Dipinge non solo Apollo, non solo l'ennesimo carro del sole, ma dipinge, e lo vediamo nella prossima immagine, anche le cosiddette parti del mondo. Attorno ad Apollo, attorno al carro del sole, c'è una moltitudine infinita di figure, di personaggi, e sono le cosiddette parti del mondo all'epoca conosciute, quindi piaceva molto rappresentare in maniera simbolica i quattro continenti, perché all'epoca l'Oceania non si conosceva, e quindi vengono sempre rappresentate l'Europa, viene rappresentata l'Asia, viene rappresentata l'Africa, viene rappresentata anche l'America, il più delle volte attraverso l'immagine un po' standard del pelle rossa, con una faretra, le frecce, questi colori un po' sgargianti. E guardate ancora una volta l'eleganza, al di là della proboscide enorme, in questo caso dell'elefante che caratterizza e che spunta fuori da questa nuvola, ma guardate la figura, quella figura sulla destra, un po' libertina, verrebbe da dire, perché comunque, cioè, noi stiamo guardando una gamba quasi totalmente nuda, quindi questi spacchi vertiginosi. Cioè, nel guardare da sotto in su si vede tanto, ma si vedono parecchi lembi di pelle, insomma, parecchi pezzetti scoperti, ma si ritorna a tutto quello che è l'aspetto laico, l'aspetto della leggerezza, l'aspetto del divertimento. È un palazzo privato, è un palazzo nobiliare, conta molto di più la qualità di quel panneggio, dei drappi, dei sandalini ultimo modello, dei gioielli rappresentati in una certa maniera, che non magari la possibilità che qualcuno si scandalizzi nel vedere gambe nude o nel vedere scollature forse un pochino troppo profonde. Quindi è veramente un mondo da favola, è veramente un mondo molto coerente a se stesso, ma forse lontano da quella che però poi era la vita reale. Quindi, come detto prima, nasconde quello che poi è l'arrivo di un enorme cambiamento a livello politico, a livello sociale. Quindi è veramente un'epoca di transizione, di passaggio, ma le stoffe continuano ad essere un qualcosa di geniale. Ritorna in Veneto, il nostro Tiepolo ormai ha rifiutato anche la committenza e la proposta di lavoro del re di Svezia, e quindi decide di rimanere, buon per noi, ancora nel nostro territorio. Quindi dalla Lombardia torna in Veneto e crea un altro capolavoro strepitoso. Prossima immagine. Villa Valmarana ai Nani, così definita perché sul muro di cinta che racchiude questo bellissimo, strepitoso parco,
sono scolpite le figure di 19 nani veri e propri, quindi da qua la definizione del nome e la definizione anche della villa stessa. Siamo vicinissimi, siamo poco distanti da Vicenza e siamo molto vicini ad una villa del Palladio, la cosiddetta Rotonda, Villa La Rotonda, quindi veramente pochi chilometri di distanza da Villa Valmarana. Villa Valmarana è una villa abitata tutt'oggi dalla famiglia Valmarana, quindi ci sono ancora degli eredi, ma comunque aperta al pubblico, visitabile sempre, ovviamente c'è un biglietto da pagare. E nella parte del piano terra, Tiepolo dà veramente libero sfogo alla sua fantasia. A Villa Valmarana porta con sé come aiutante quello che poi prenderà le redini della sua bottega. Quindi a Villa Valmarana c'è Tiepolo Giambattista, il padre, ma c'è anche un giovane Tiepolo Giandomenico. Quindi sarà lui che poi proseguirà il lavoro del padre. Quindi da questo momento in poi lo affiancherà di fatto quasi sempre in questo tipo di realizzazione. Anche qua, ovviamente, è un ambito privato, è una grande famiglia aristocratica dell'epoca, e quindi anche qua si sceglie un tema che tutto rappresenta fuorché un aspetto religioso. Vediamo quale. Prossima immagine. Vedete ancora i colori bellissimi, questo celeste, questo giallino molto tenue, molto molto chiaro, che dà una luminosità veramente incredibile agli ambienti, è elegantissimo, veramente molto raffinato. Anche qua il quadraturista Mengozzi Colonna fa un lavoro eccellente, un lavoro eccelso, perché le colonne, la suddivisione tra una parete e l'altra sembrano vere, invece sono assolutamente fittizie, fasulle, sono dipinte. E qui si sceglie un tema letterario. Probabilmente i Valmarana erano un po' appassionati di letteratura del passato e quindi chiedono la realizzazione di episodi legati alla grande letteratura del passato, in maniera particolare l'Eneide e l'Iliade. E quindi ci sono storie che riguardano appunto questi grandissimi prodotti letterari, c'è cioè la storia di Ifigenia, il sacrificio di Ifigenia che si vede per esempio in alto sulla destra e così via. Quindi anche qua è una passeggiata all'interno di queste sale in mezzo a paesaggi veneti dipinti favolosi, perché si ha veramente la sensazione che ci sia continuità tra quello che è il giardino vero, separato con una porta-finestra enorme, e il giardino dipinto all'interno, sono la stessa identica cosa, uno il prolungamento dell'altro. Quindi come se davvero non ci fosse più una divisione netta tra dentro la villa e fuori la villa, tra lo spazio vero e lo spazio dipinto. È il gran teatro del mondo, quindi è l'illusione di una prospettiva teatrale, di un'ottica teatrale. Quindi è quanto di più coinvolgente forse questa villa si possa immaginare, e sarà così poi di fatto fino alla conclusione della carriera del Tiepolo. A proposito di elementi da manuale, elementi tra i più visitati e tra i più osannati in assoluto. Pensate che addirittura il pittore francese Degas parla del palazzo, che adesso vedremo, e tantissimi altri, insomma, lo citano sia a livello di artisti che a livello di letterati come un capolavoro. Di quale palazzo stiamo parlando? Lo vediamo nella prossima immagine. Siamo a Venezia e il palazzo in questione si chiama Palazzo Labia. 1746. Viene decorato questo palazzo in occasione di un compleanno importantissimo. Sono i 100 anni dall'acquisizione della nobiltà della famiglia Labia. La famiglia Labia non era veneziana, era una famiglia spagnola. Era una famiglia che si era affermata in Spagna prima e in Europa poi, per motivi legati alla logistica di un porto come quello veneziano, nel commercio dei tessuti. I Labia erano diventati una potenza dal punto di vista proprio del trattamento delle stoffe, del trattamento dei tessuti, e dalla Spagna avevano scelto Venezia proprio per una questione commerciale. Venezia come avamposto per raggiungere tutti i luoghi del mondo, quindi da Venezia si andava ovunque, da Venezia si raggiungeva l'Oriente, ma Venezia era attaccata però anche a un continente completamente diverso, e quindi diventa un luogo interessante per i Labia, che appunto spagnoli scelgono questa città come nuova base, come nuovo punto d'appoggio. Erano arrivati a Venezia nel corso del 600, ma solo nel 1646, quindi 100 anni prima rispetto alla realizzazione del palazzo e di questa decorazione, avevano acquistato letteralmente anche loro il titolo nobiliare, pagandolo una cifra veramente folle, una cifra proibitiva, ma se lo potevano permettere. E per festeggiare questi 100 anni di nobiltà, ci si fa un regalo importante, e quindi viene chiamato Giambattista Tiepolo a decorare lo scalone e soprattutto a decorare i saloni principali, i grandi ambienti
ambienti della villa, del palazzo. Naturalmente Tiepolo porta con sé Mengozzi Colonna e fanno un lavoro veramente geniale, perché anche qui diventa difficilissimo capire dove la scala finisca davvero e dove cominci per finta, dove una finestra sia reale, dove invece sia semplicemente illusoria. Per cui diventa davvero una sequenza di spazi in cui la fantasia e la realtà si rincorrono in mezzo a questi colori veramente geniali. Cosa si sceglie di rappresentare all'interno di Palazzo Labia? Beh, qui Tiepolo dà veramente il massimo perché rappresenta e racconta la storia di Cleopatra e il banchetto di Cleopatra, per l'esattezza, quello che metterà in scena. E dà vita a un qualcosa di geniale perché Cleopatra è proprio forse l'emblema della figura veneziana per definizione, cioè perché Cleopatra piace ai veneziani o piace ai Labia? Perché non era una santa, perché non era una vergine, perché non era neppure una guerriera, non era nulla di tutto questo. Era una regina un po' libertina, ecco, mettiamola così, insomma, una regina che faceva esattamente quello che gli passava per la testa, usava la sua bellezza, sfruttava la sua bellezza. E nel mondo veneziano, delle grandi famiglie, Cleopatra piaceva tanto, piaceva veramente tantissimo. Ecco perché diventa protagonista della storia di questo bellissimo palazzo. Guardate la prossima immagine con un paio di dettagli importanti. Eccole le scale. Nel riquadro di sinistra, ed è una scala finta, naturalmente, quella che vedete, le figure rispetto a noi che osserviamo il dipinto, l'affresco, si collocano leggermente più in alto, come se ci fosse un mezzo piano di differenza tra noi e le figure, quindi non altissime in cima al soffitto, ma diciamo a metà parete. In quell'immagine, nell'immagine di sinistra, noi vediamo l'incontro, insomma, Antonio e Cleopatra si sono incontrati e devono andare a cena. E allora ecco l'idea del teatro, l'idea dell'illusione, l'idea della rappresentazione fittizia. Si danno il braccio, Antonio e Cleopatra, scendono in maniera finta, naturalmente, questa scalinata altrettanto finta, e si doveva immaginarli attraversare questo salone bellissimo, luminosissimo, perché si affaccia su un canale con tutti i riflessi di luce, per poi arrivare dalla parte opposta della parete, dove, una volta risaliti quei 4 gradini finti, anche questi, avrebbero avuto finalmente la soddisfazione del loro banchetto, seduti uno di fronte all'altro, con, sempre in maniera illusoria, a fare da sfondo, il classico colonnato, questo classico loggiato alla maniera veneziana, al di là del quale si potevano intravedere barche, navi, il canale, insomma, tutta la parte legata al mare. Anche questo era il teatro del Tiepolo, anche questo voleva dire questo tipo di pittura rococò, questo tipo di pittura settecentesca, dove la vita dei protagonisti pittorici rispondeva perfettamente a quella che era la vita dei protagonisti in carne ed ossa all'interno di questo palazzo. Quindi davvero si cenava in questa sala, davvero si vedeva il mare, davvero si vedeva il canale, davvero si vedevano le imbarcazioni, ma il tutto però era amplificato da questa compagnia meravigliosa. Quindi figure vere al centro della sala, figure dipinte ai lati, insomma, alle pareti. Cosa rappresenta in questo caso il nostro Tiepolo? Qui veramente tocca forse il vertice di tutta quanta la sua pittura, e se ne erano accorti anche i suoi colleghi, insomma, anche altri artisti. Guardiamo la prossima immagine, dove avete un paio di particolari presi proprio dal banchetto di Cleopatra e Antonio, in maniera particolare l'immagine di sinistra, dove abbiamo una donna bionda che secondo alcuni potrebbe essere addirittura un ritratto di Maria Labia, quindi una delle famose abitanti di questo palazzo. Naturalmente non vi è certezza assoluta, in realtà poteva essere chiunque, avrebbe potuto essere chiunque, perché tutte le donne erano bionde a Venezia in quegli anni, nel senso che c'era questa moda, dal punto di vista femminile, di tingersi i capelli, di schiarirli il più possibile. E avete presente anche nei vari palazzi, quelli più famosi sul Canal Grande, ci sono sempre queste altane. Ecco, le donne tendevano più delle volte, le ragazze, a salire nel punto più alto, quindi non visibili magari agli occhi indiscreti, scioglievano i capelli, cosa che in pubblico non si poteva fare, e sfruttando il sole cercavano di schiarirli, anche grazie all'effetto del sole, all'effetto della luminosità. Quindi era proprio una moda, diciamo così, dell'epoca. Insomma, biondo voleva dire aristocratico all'epoca. La figura di Cleopatra
È vestita con degli abiti che definire da manuale è poco, quindi sono degli abiti elegantissimi, raffinatissimi, con dei tessuti che probabilmente sono proprio quelli che commerciavano i Labia, quindi quelli che avevano fatto la fortuna poi della famiglia Labia stessa, con tantissimi gioielli, quindi non si badava a spese anche da questo punto di vista, e rigorosamente a seno nudo, perché vale questo aspetto del teatro inteso come rappresentazione di un mondo molto libertino, dove non ci siano, insomma, grossi freni anche dal punto di vista morale. Durante quel banchetto, Cleopatra fa una cosa particolare, questo ce lo racconta, insomma, un pochino la storia. La storia ci dice che lei chiaramente cercava di conquistare Antonio sera dopo sera offrendogli dei banchetti assolutamente fastosi, ricchissimi, pieni veramente di ogni cibo tra i più strani, tra i più esotici, fino a quando Antonio chiede: ma quanto costa, cioè quanto ti può costare una cosa del genere? E allora lei dice: io sono talmente ricca che la mia ricchezza la posso persino bere. Si stacca una perla da un orecchino, quindi una perla preziosissima del valore di migliaia e migliaia di sesterzi dell'epoca, la lascia cadere con un gesto di noncuranza, un gesto molto elegante, dentro un bicchiere pieno di aceto che si è appena fatta portare da un servitore. La perla si scioglie e lei beve questo accenno di bicchiere d'aceto con la perla dentro, per dimostrare che lei, appunto, una ricchezza del genere se la poteva permettere, se la poteva addirittura bere. Nel momento in cui cerca di togliere anche l'altro orecchino per fare la stessa cosa, Antonio la ferma immediatamente dicendo: no, ferma, ho capito benissimo con chi ho a che fare, quindi va bene così, non distruggiamo anche l'altra perla così ricca e di così grande valore. Attorno alla scena del banchetto, come spesso accade, ci sono questi ritratti, ci sono queste figure di persone che si affacciano, sono un po' dei comprimari, più delle volte sono dei paggi, hanno un ruolo di camerieri o semplicemente di curiosi, insomma, fanno numero, fanno volume, fanno colore, insomma, assistono a questo sfarzo, assistono al trionfo della grande famiglia dell'epoca, insomma, al trionfo dei Labia. E in questo caso, ad assistere al banchetto di Antonio e Cleopatra, abbiamo quei due volti che vedete sulla destra, e quello al centro è il volto del Tiepolo, quindi Tiepolo si è nuovamente inserito all'interno di una delle sue opere. Sulla destra invece il Mengozzi Colonna, quindi finalmente dopo aver lavorato una vita al fianco del grande artista e lui che si prendeva il merito, finalmente anche il Mengozzi Colonna ha diritto ad un filo di visibilità, insomma anche lui finalmente può uscire allo scoperto, anche lui è degno di avere una forma di menzione o una forma di riconoscimento. Non lo ferma più nessuno, Tiepolo, a questo punto. Tanto è vero che stavolta risponde sì ad una richiesta internazionale, non lontana come la Svezia, ma insomma si sposta, quindi attraversa valica le Alpi e va a lavorare in Baviera. Guardate dove lo chiamano. Prossima immagine. Va a lavorare alla reggia di Würzburg. E crea un capolavoro pazzesco, perché qui lo chiama un principe elettore, vescovo principe elettore per l'esattezza. Infatti qui ci sarà un interesse maggiore, un occhio anche un pochino più d'attenzione anche agli aspetti religiosi. Una reggia straordinaria, bellissima, che purtroppo ha patito tanto i bombardamenti durante l'ultima guerra, quindi purtroppo una parte consistente delle centinaia di opere d'arte contenute all'interno, anche di Tiepolo, ma non solo, è andata irrimediabilmente distrutta nell'incendio poi di parte del tetto e di un'ala della residenza del palazzo. È una residenza alla maniera europea. È la classica residenza settecentesca, ricorda molto Versailles, insomma, la tipologia, le dimensioni sono quelle. Questo corpo centrale con le ali laterali e alle spalle un parco straordinario, un parco veramente grandissimo, molto molto curato. Nel momento in cui si entra all'interno, si rimane veramente senza parole, perché è proprio il trionfo di questo tipo di pittura. Non c'è un solo centimetro quadrato di queste pareti lasciato scoperto, anzi, è tutto completamente pieno di festoni, di ghirlande, di fiori, di elementi geometrici, di scene, di storie, di racconti, di tanto tanto oro, di cieli finti e fasulli, di nuvole che si aprono e all'improvviso ecco che viene fuori uno sprazzo di cielo
azzurrissimo, molto molto intenso, oppure tra una nuvola e l'altra spunta fuori il medaglione con il volto del committente, l'apoteosi in questo caso del principe elettore e così via. Quindi è veramente il coronamento forse migliore di una carriera. Tiepolo qui inizia ad avere già una discreta età, quindi ampiamente oltre 50 anni, parecchio, anzi anche qualcosa di più. E quindi forse pensa che sia un po' l'ultima, forse l'ultima committenza importante della sua vita e della sua carriera, e invece non sarà così, perché rientra a Venezia, lavorerà ancora parecchio per il mondo veneziano, con tele poche, come abbiamo detto prima, ma soprattutto ancora con decorazione di grandissimi palazzi, di ville, di residenze particolarmente importanti, fino a quando poi arriva l'ultima committenza importante della sua vita e della sua carriera. E questa l'accetterà per un motivo che lascia abbastanza senza parole, poi vediamo quale, ma intanto vediamo dove va a lavorare Tiepolo negli anni finali della sua vita. Prossima immagine. Scegli una bella città, va a lavorare a Madrid, va a lavorare al Palazzo Reale. È il 1762 e non tornerà più indietro Tiepolo, perché morirà a Madrid 8 anni più tardi, nel 1770, all'età di 74 anni, che per l'epoca era veramente un gran bel traguardo. Va a lavorare a Madrid chiamato dal re di Spagna perché si sta sistemando anche qua, si sta dando una rinfrescata, si sta dando una sistemata alla residenza, al Palazzo Reale, alla Reggia, e quindi viene chiamato Tiepolo in virtù proprio della sua carriera, in virtù del curriculum, in virtù di tutto quello che l'ha reso famoso fino a questo momento. Quindi ormai è il leader di un certo tipo di pittura e di un certo modo di portare eleganza all'interno di queste corti, che siano luoghi maestosi come appunto una corte principesca e reale, o che siano palazzi privati, quindi in dimensioni un po' ridotte, ma il suo curriculum ormai è ampiamente consolidato, quindi lui è diventato famoso per questo tipo di pittura. E allora viene chiamato appositamente in Spagna, quindi pensate, fra tanti pittori europei a cui ci si poteva rivolgere, nel 1762 si chiama Giambattista Tiepolo, il quale parte per Madrid. Ma sarà un viaggio tremendo, una sequenza infinita di incidenti uno dopo l'altro, di impedimenti, di rallentamenti. Pensate, impiegherà da Venezia a Madrid un qualcosa come oltre 3 mesi di viaggio. È un viaggio talmente estenuante che nel momento in cui finalmente arriva a Madrid, anziano, insomma, ormai probabilmente anche un po' traballante dal punto di vista della salute, se non altro per l'età, è costretto a mettersi a letto per qualche settimana, quindi dovrà proprio riprendersi fisicamente prima di cominciare poi il lavoro. Quando comincia il lavoro farà naturalmente un qualcosa di geniale alla Tiepolo. Prossima immagine. L'apoteosi del Regno di Spagna, di fatto. E beh, qui c'è l'apoteosi di Enea, insomma, si tratta ancora una volta nel salone principale, si tratta ancora una volta di raccontare storie legate alla grande letteratura del passato, ma tenendo conto che siamo in Spagna e quindi stavolta non ci sono i quattro continenti all'epoca noti, non ci sono personaggi conosciuti attorno a queste figure, ma c'è proprio l'apoteosi della Spagna e quindi vengono portate in alto queste figure con queste bandiere che raccontano proprio ogni singola provincia spagnola, ogni singola regione che componeva all'epoca il Regno di Spagna, insomma, da cui era costituito il Regno di Spagna. Il nostro Tiepolo muore a Madrid nel 1770, appunto all'età di 74 anni, sepolto a Madrid in una chiesa che però purtroppo non esiste più, e quindi anche del suo corpo, delle sue spoglie, dei suoi resti a noi non giunge più nulla. La domanda che però da sempre ha un po' affascinato anche i vari critici, gli storici dell'arte, cioè perché una persona con il curriculum di Tiepolo, con tutto quello che aveva fatto, soprattutto dopo Würzburg, quindi l'esperienza internazionale in qualche modo l'aveva avuta, perché in un'età così avanzata per lui, perché indubbiamente oltre 60 anni in quel periodo voleva dire qualche acciacco, insomma, oggi non contemplato, perché una persona del genere che non ha certo bisogno di guadagnare o non ha bisogno di consolidare la propria fama va addirittura a Madrid, accetta di fare un viaggio in quel modo, quindi che cosa lo spinge? La risposta, un po' unanime, va detto, insomma, sono un po' tutti d'accordo, è proprio legata al fatto della fine di un'epoca. Tiepolo sa perfettamente che questo modo che lui
ha sdoganato in un certo senso questo modo che lui ha portato avanti, questa caratteristica pittorica della leggerezza, di tutto quello che è questo mondo molto, molto aristocratico, fatto anche di tanta apparenza, è destinato a finire di lì a poco. Il tipo di pittura di Tiepolo non può andare bene, non andrà mai bene con l'illuminismo, per esempio, che da questo momento in poi comincia invece a caratterizzare la vita nelle città. Non può andare bene questo modo di dipingere con quella che poi sarà l'Europa del dopo rivoluzione francese, quando cambieranno anche gli assetti sociali tra le varie classi, non può più andare bene con quella che poi diventerà una pittura invece straordinariamente realista. Quindi questa fantasia esasperata, questa leggerezza esasperata, questa voglia di celebrare un mondo perché celebrandolo forse ci si illude di tenerlo ancora in vita. Ecco, lui capisce da uomo intelligente, da uomo che sa anche guardarsi intorno, che probabilmente non avrebbe più potuto fare tutto questo in una città come Venezia o in un territorio come quello italiano. E allora forse l'unico modo che si ha per lavorare ancora in un modo che è il tuo, in un modo che ti appartiene, è quello di andare in una città dove questo è ancora ammesso. Ecco perché se ne va a Madrid e non rimane invece a casa. Rimanere a casa forse avrebbe voluto dire dover imparare un modo di fare arte diverso, ma lui a quest'età molto probabilmente non ne aveva veramente più voglia o non ne aveva più interesse. E allora, per concludere, una frase in questo caso, una citazione importante proprio in merito a quello che abbiamo appena detto, da Théophile Gautier. Prossima immagine, prego. Con un'opera di Francesco Guardi, peraltro, quindi l'immagine standard, classica, più nota, più conosciuta della Venezia del Settecento, che sta per tramontare, quindi sta veramente per chiudersi un'epoca. E Théophile Gautier nel 1860 scrive: Tiepolo, questo affascinante pittore, gran maestro della decadenza, sotto il cui pennello spirò la bella scuola veneziana, ormai incapace di produrre capolavori. Ecco perché se ne va in Spagna, ecco perché non rimane a Venezia, perché l'aveva capito che anche dipingendola nella maniera più splendente possibile, Venezia non sarebbe più stata la stessa. Quindi il mondo stava veramente cambiando e tutte le volte che cambia il mondo l'arte deve adeguarsi. E quindi ecco il perché poi di questa scelta che lo porta a morire così lontano da casa, così lontano dalla sua patria e da Venezia. Si chiude un'epoca, che poi non vuol dire doverci pensare con rammarico, perché come sempre, insomma, epoca dopo epoca, ogni periodo storico ci riserva un qualcosa di interessante, ci riserva qualcosa di nuovo. Quindi con Tiepolo si chiude semplicemente una fase, ma se ne apre una molto, molto piena di colore, molto piena di innovazioni. E dopo Tiepolo arrivano tante correnti artistiche, dopo Tiepolo arriva anche la fotografia, e la cito solo perché la prossima settimana in questa sede parleremo appunto di fotografia. E con questo per stasera ho concluso, quindi come sempre vi ringrazio. Se ci sono domande, ho la chat aperta davanti, quindi se ci sono cose da chiedere o cose da sapere, insomma, sono a disposizione. E vediamo se c'è Massimo da qualche parte. Non lo vedo. Sì, Eccolo. ci sono, ci Eccolo che sono. arriva. No, una piccola puntualizzazione rispetto a quello che hai appena annunciato. Il prossimo webinar non è la prossima settimana, ma sarà il 3 marzo, Sì. Sì. quindi fra 2 settimane sul mondo in bianco e nero. Ecco, quindi è questo. Non vedo, non mi sembra ci siano delle domande. Quindi a questo punto io direi di ringraziare chi ci ha seguito in questo bellissimo viaggio attraverso la pittura veneziana del Settecento e attraverso tutta l'opera di Tiepolo. Una buona serata da parte di Manager Italia Lombardia. Al prossimo appuntamento, grazie Claudia e a presto. Grazie a tutti, buona serata.